Dunque, do il benvenuto ad Andrea Paltrinieri, professore Università Cattolica. Buon pomeriggio e grazie mille per essere con noi. Buon pomeriggio a lei, Alexandra, a tutti i telespettatori. E dunque vorrei partire naturalmente dai mercati. Stiamo vedendo un ottimismo in questa giornata dove manca il faro principale, ovvero Wall Street, però se la stanno cavando bene, se vogliamo dire così, i mercati europei in recupero deciso dopo la seduta molto incerta di questo venerdì. Ci sono stati dei fattori importanti settimana scorsa, i non farm payrolls e l'inflazione, ma prima vorrei iniziare con un commento sui mercati. Sì, direi che oggi la sessione europea continua sull'onda, diciamo, dei dati che sono pervenuti venerdì, in particolare i non farm payrolls, di cui magari parleremo fra poco, che da un lato hanno disatteso le attese degli analisti, però dall'altro hanno dato un po' di respiro non solo al mercato americano, ma anche questa mattina durante la sessione asiatica al mercato giapponese. Che ha diciamo delle problematiche specifiche per cui di natura politica interna, per cui ha vissuto 3-4 giorni di recupero. Hanno dato un'ulteriore spinta anche al mercato cinese che ha recuperato molto rispetto alle ultime 3 settimane e anche le borse europee hanno goduto di una ulteriore linfa, direi anche data da un leggero repricing dei rendimenti lungo la curva. Da alcuni dati macroeconomici europei della mattinata che sono stati migliori delle attese e anche da un flusso di investimenti che ha generato un ulteriore turnover per ciò che riguarda i settori favoriti nel mercato. Infatti oggi vediamo che gli energetici stanno ben performando, vediamo che per esempio per ciò che riguarda il nostro mercato i titoli bancari italiani stanno ben performando e quindi c'è questa rotazione settoriale dai titoli growth e quindi dal settore tradizionalmente tecnologico ai titoli value che continua ad essere juicy, molto succoso e continua a generare nuovi massimi per ciò che riguarda lo Standard & Poor's 500, perlomeno in ottica overnight e quindi guardando solo i future, dato che oggi siamo nel pieno del Labor Day americano, e dà ulteriore linfa anche ai mercati europei con il nostro indice italiano che sta cercando di sorpassare i recenti massimi. Quindi direi una forte positività nel mercato azionario con una bassa volatilità e questo è l'ingrediente per ulteriori buoni rendimenti nel medio termine. Bassissima l'indice VIX, fra le altre cose, che però è un po' tipico per i mercati americani, è a 16,41, quindi addirittura sceso sotto quota 18, quindi quasi niente volatilità. Dunque io vorrei focalizzarmi sulla riunione della BCE, una riunione molto interessante perché abbiamo visto settimana scorsa l'inflazione dell'Eurozona al 3%, l'inflazione adjusted sempre. Innanzitutto le volevo chiedere se si sta parlando già di un'inflazione un po' più strutturale o meno anche in Europa o è semplicemente una cosa che era prevista anche della stessa BCE, perché ci hanno comunicato nel corso dell'ultima riunione che si aspettano numeri un pochettino sopra rispetto alle attese. Allora, per ciò che riguarda i dati di settimana scorsa, giustamente Alexandra, come ha detto lei, il CPI è andato in un intorno del 3%, ma non solo, direi che anche il PPI, quindi l'indice dei prezzi alla produzione, ha avuto veramente un rialzo al di sopra delle attese degli analisti che erano già robuste. E andrei ad aggiungere un'ulteriore cosa, per cui anche nei paesi periferici, non ultima l'Italia, abbiamo avuto un'inflazione superiore alle attese, in particolare per ciò che riguarda il PPI. Ecco, ovviamente questi dati devono essere tenuti sotto controllo da parte della Banca Centrale Europea, anche se abbiamo visto che con una modifica del mandato si possono accettare dati anche in un intorno superiore del 2%. Certo è che questo intorno superiore del 2% inizia a essere un intorno inferiore del 3%. E allora appunto rimane la questione della famosa temporaneità, quindi questo famoso aggettivo temporary, di cui abbiamo parlato molto per ciò che riguarda la Federal Reserve e di cui dobbiamo dire qualcosa anche per ciò che riguarda la Banca Centrale Europea. Io credo comunque che si continuerà a sottolineare la portata di questo aggettivo, però dobbiamo anche qui definire i limiti temporali di questo aggettivo temporary. Cosa vuol dire temporary? 5 mesi? 6 mesi? È ovvio che le politiche Covid-0 attuate dalla Cina, le ulteriori chiusure
di porti che, come abbiamo visto, sono state esacerbate nell'ultimo periodo. Il famoso supply shortage, quindi la riduzione di elementi di offerta che riguarda diversi settori, tra cui i semiconduttori, questi inizieranno a perdurare per un po' più del temporary previsto, perché ovviamente ci sarà un lag temporale che dovrà susseguirsi a queste nuove chiusure. E questo, associato a qualche aumento di domanda, potrà causare il fatto che l'inflazione potrà essere un pochino più persistente e un pochino meno temporary rispetto a qualche mese fa. E da questo ovviamente hanno preso spunto alcuni membri della Banca Centrale Europea, più o meno contigui, tra cui Weidmann, il famoso membro hawkish, quindi da sempre falco, che giustamente dal canto suo ha detto: guardate che la P del piano PEP non è una P che sta ad indicare la parola permanent, quindi questo famoso piano di acquisti dovrebbe essere permanente, ma questa P sta ad indicare la parola, diciamo, pandemic, e quindi il piano di acquisti dovrebbe terminare nel momento in cui, diciamo, la ripresa sembra essere buona, ed effettivamente lo è, a parte qualche dato, e certamente se ci sono degli stimoli di carattere inflazionistico, la Banca Centrale Europea, secondo il suo mandato, dovrebbe tenerli in considerazione. Ecco, quindi io questo credo che non porterà a delibere particolari da parte di Christine Lagarde questo giovedì, ma certamente penso che si aprirà il dibattito su quando possa iniziare questo famoso tapering del PEP. Io credo comunque che inizierà dopo l'inizio del tapering da parte della Federal Reserve, che Powell tende sempre a posticipare. Ecco, tutti questi fattori che lei ha sottolineato qualche istante fa potrebbero causare ulteriori colli di bottiglie? Io penso di sì. Ovviamente il sud-est asiatico è un punto di riferimento importante per l'offerta di prodotti. Abbiamo parlato di semiconduttori, abbiamo parlato di porti, il secondo porto cinese è stato chiuso per svariato tempo, abbiamo parlato nelle puntate precedenti, e non solo io, anche di costi di trasporto, questo sì, associato anche alla chiusura del canale di Suez, che non dimentichiamo c'è stata per quasi 2 settimane. Questi colli di bottiglia è chiaro che probabilmente si protrarranno più a lungo. Se a questo si aggiunge il prezzo delle materie prime, in particolare energetiche, abbiamo visto che proprio oggi, no, non solo per ciò che riguarda il gas naturale, ma anche per ciò che riguarda il petrolio, siamo ancora ai livelli massimi, abbiamo recuperato tutto lo scivolone che c'è stato nelle settimane precedenti. È chiaro che i colli di bottiglia più l'aumento delle materie prime energetiche, e non solo, anche agricole, di cui si potrà parlare, quindi la famosa componente core dell'inflazione, associata ad un incremento di domanda, ecco, questo comporta un aumento dell'inflazione non solo nel territorio statunitense, ma anche nel territorio europeo, e direi anche nel territorio sud-est asiatico. Dunque, tornando sul discorso BCE, lei ci ha fatto capire che per lei è importante chiarire ecco, il contesto, che cosa esattamente significa temporary, ovvero inflazione temporanea o transitoria, se vogliamo chiamarla così. Quali sono però le sue aspettative a livello di comunicazioni? Potrebbe cambiare qualcosa o non è ancora arrivato, insomma, il momento, considerando anche i non-farm payrolls di settimana scorsa, poi i dati che sono arrivati proprio dall'Asia, della Cina in particolar modo? Dunque c'è qualche gap che preoccupa, ecco. Allora, io credo che in termini comunicativi Christine Lagarde farà le stesse diciamo cose che ha fatto Jerome Powell, cioè cercherà di non parlare di tapering, anzi evitando anche la stessa parola tapering o la stessa parola riduzione, cercherà di farlo fino in fondo, e credo che sia anche un pochino prematuro oggettivamente, perché qualche dato dal lato della domanda, in particolare per ciò che riguarda i paesi core europei, ricordiamo le vendite al dettaglio tedesche settimana scorsa, diciamo, possono mostrare una leggera decrescita della crescita economica, anche se personalmente credo che verranno revisionate un pochino a rialzo le stime di crescita, soprattutto per i paesi periferici. Però ecco, Alessandra, mi faccia dire una cosa: lei ha citato giustamente il dato non farm payrolls che ha scandito la giornata di venerdì. Guardate che il dato dei non farm payrolls non è stato così orribile come il mercato e come alcuni operatori del mercato hanno sottolineato. Perché? Perché è vero che il valore facciale di 245.000 unità è stato
stato di molto inferiore alle attese degli analisti, però ricordiamoci che non sono state, ci sono state 200.000 unità in meno di assunzioni di impiegati governativi, molto importante circa, e poi ci sono stati altri elementi molto positivi come la revisione dei dati dei due mesi precedenti fino ad 1 milione di unità assunte, l'aumento delle ore medie lavorate che ci fa aspettare un ulteriore incremento dell'inflazione e addirittura l'unemployment rate, quindi il tasso di disoccupazione che è arrivato a un 5,2%. Quindi ecco, non, direi che il dato dei non farm payrolls è stato sì brutto dal punto di vista facciale, però attenzione che ci sono anche elementi bullish per cui non solo Christine Lagarde ma anche Powell dovranno considerarli. No, no, assolutamente, infatti ho seguito attentamente il dibattito su Twitter anche per quanto riguarda proprio il suo Twitter legato ai cosiddetti non farm payrolls, e perciò abbiamo ribadito più volte che ci sono stati anche questi lati che si possono chiamare bullish, ovvero positivi, rialzisti, possiamo tradurre la parola come vogliamo. Dunque, volevo focalizzarmi sulla stagflazione, questo o la cosiddetta stagflation. Un termine importante perché si fa sempre più presente in particolar modo in Europa, abbiamo sentito anche nel corso del forum House Ambrosetti il ex premier italiano Monti, il quale ha detto più volte che proprio la stagflazione è forse il pericolo più importante, la minaccia più importante che riguarda l'Europa. Innanzitutto, lei è d'accordo e ci sono in questo momento rischi di stagflazione? Nel senso, inflazione in rialzo, ma una crescita un po' più moderata del PIL insieme a quasi zero, anzi diciamocelo, zero crescita degli stipendi. Io credo che adesso si stia un po' abusando della parola stagflazione, ovvero dal lato dell'inflazione ne abbiamo già parlato, c'è, probabilmente ci sarà per i mesi successivi, probabilmente durerà un po' più rispetto alle attese, e forse alcuni elementi si protrarranno per il 2022. Quindi dal lato dell'inflazione abbiamo per il momento pochi dubbi, perlomeno io. Dal lato della crescita economica dobbiamo considerare questo. È vero che alcuni dati sono stati un pochino inferiori alle attese. Guardiamo i dati PMI di settimana scorsa, ad esempio il PMI a livello europeo. Però quando abbiamo dati di PMI a livello europeo attorno a 60 e considerando diverse componenti, anche dei nuovi impiegati, dei nuovi ordini, ecco, le attese erano già particolarmente robuste, quindi il fatto che alcuni dati abbiano disatteso il consensus degli analisti, questo non implica che siano, diciamo, portatori di brutte notizie per ciò che riguarda la crescita economica. È vero che le vendite al dettaglio di settimana scorsa per ciò che riguarda la Germania sono state molto disappointing, però è anche vero che ad esempio il dato di questa mattina sui nuovi ordini, sempre per ciò che riguarda la Germania, ha di molto battuto le attese degli analisti e credo che questo possa impattare sul dato successivo della produzione industriale tedesca. Quindi ecco, prima di parlare di stagnazione io starei molto attento e guarderei il livello di base da cui vengono stimati questi dati e da cui si ricava il consensus. Per il momento la crescita economica c'è, anche nel forum Ambrosetti probabilmente persino l'Italia, no, rivedrà al rialzo le stime di crescita economica, e di questo sono molto contento e sono fiducioso che questo avvenga, e quindi forse anche alcuni paesi periferici potranno contribuire alla crescita economica magari per un paio di trimestri più di più rispetto ai paesi core. Se consideriamo a livello globale la parola stagflazione, è vero che in Cina probabilmente, guardiamo l'indice Caixin di settimana scorsa, comporta una, diciamo, depressione più che recessione, avendo siglato un valore inferiore ai 50, però sappiamo bene quale possa essere la loro policy, quindi la policy di Covid zero, e certamente la People Bank of China, quindi la banca centrale cinese, probabilmente inizierà ad attuare un ulteriore round di quantitative easing oppure di taglio dei requisiti di riserva obbligatoria che ha già iniziato a fare per poter nuovamente stimolare la crescita economica. Ecco, quando sento parlare di stagnazione, nel momento in cui la Cina crescerà all'8,5% quest'anno e al 5,7% l'anno prossimo, secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale, insomma starei un po' cauto. Ottimo, questo era un punto importante. Intanto le volevo chiedere, a livello di inflazione molto più complessa l'Europa rispetto agli Stati Uniti, perché ovviamente ciascun paese, ma se vogliamo dire dei 27 o se vogliamo dire solo dei paesi dell'Eurozona, ovviamente hanno livelli di inflazione molto diversi. Quanto difficile rende la situazione per la BCE questo fattore di diversità, ecco, tra i diversi paesi?
Sì, certo, la BCE deve essere sempre un pochino più moderata in questo caso rispetto alla Federal Reserve. Le modalità di costruzione del CPI europeo, ma anche dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo, quindi dell'Harmonized Consumer Prices Index, che è l'indicatore che la BCE tiene sott'occhio per poter muoversi in termini di politica monetaria, l'abbiamo sempre detto, sono un pochino diverse rispetto alle modalità di costruzione del Consumer Price Index americano. E quindi il peso è definito dal livello di, diciamo, di preponderanza, di prevalenza dei singoli paesi all'interno dell'area euro, e a volte possono accadere alcune particolari situazioni, come in questo periodo in cui, ad esempio, abbiamo visto settimana scorsa che i dati italiani sul PPI sono stati di molto superiori rispetto alle attese, e alcuni paesi delle aree periferiche possono avere dei dati di inflazione un pochino più rilevanti rispetto ai paesi dell'area core. In altre situazioni, e nel corso degli anni precedenti, ad esempio, la Germania invece ha sempre trainato la componente principale di inflazione. È per questo che credo che Christine Lagarde agirà con molta tranquillità e tenderà sicuramente a dire che il PEP durerà finché dovrà durare, e tenderà sicuramente a dire e a ribadire il fatto della temporaneità di inflazione, anche se questi dati io credo che continuino ad animare i membri più falchi, potremmo dire, i membri più hawkish del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea. E dunque, ultimissima domanda, è uscito il report dell'Ocse, molto interessante, sempre report sull'Italia, vede il PIL più 5,9%, i livelli però pre-pandemici, ovvero i livelli del 2019, li rivedremo sempre secondo l'Ocse soltanto nel 2022 e ha detto no al rinnovo quota 100. Ma dunque vorrei focalizzarmi, ecco, piuttosto sulle proiezioni macroeconomiche perché il debito pubblico salirà quasi al 160% del PIL nel 2021, si tratta di una percentuale molto alta, ma tutto sommato sia l'Ocse ma anche il ministro Franco è stato un grande ottimista nei confronti della ripresa economica italiana. Nel frattempo abbiamo visto sul fronte del lavoro proprio oggi i dati dell'Istat, in particolar modo mi ha fatto impressione il cosiddetto NEET, ovvero neither in employment nor in education or training, ovvero i giovani che non lavorano e non studiano e purtroppo hanno raggiunto una percentuale del 23%, inutile dire che è una percentuale molto spiacevole per l'Italia, il che vuol dire che i giovani non stanno lavorando e questo è un problema. Quindi c'è ancora tantissimo lavoro, nonostante questo ottimismo a cui stiamo assistendo, ecco, in queste ultime giornate. Lei rimane altrettanto ottimista perché tutti i ministri praticamente nel forum Ambrosetti hanno cercato di lanciare un mood con vibes di grande ottimismo, sempre per quanto concerne la ripresa economica italiana. Poi c'è un'agenda molto ambiziosa a livello di riforme, sia a livello politico, sia a livello naturalmente economico. Io vorrei chiedere soltanto il suo parere a livello di ripresa economica italiana. È altrettanto ottimista? Sì, Alexandra, tanta carne al fuoco. Per ciò che riguarda il report dell'Ocse, l'ho letto e non sono sorpreso, cioè perlomeno per il livello di rapporto tra debito e PIL, niente di nuovo sul fronte occidentale, ovvero si allinea alle stime del Fondo Monetario Internazionale. Io ritenevo che ci fosse una stima del 159,7% entro fine anno, siamo lì. Ecco, invece buone notizie sul fronte della crescita economica, perché il 5,9% non è male. E mi faccia dire una cosa, Alexandra, l'ultimo dato del prodotto interno lordo italiano a me è piaciuto molto personalmente. Quando vedo la componente dei consumi trainare il PIL, ecco, perlomeno questo mi fa rendere molto ottimista, considerando che i consumi impattano tra il 60 e l'80% all'interno del prodotto interno lordo per ciò che riguarda in media le economie industrializzate. Quindi, quando la crescita è trainata dai consumi, è sempre una buona notizia, e credo che questo si possa riverberare in una crescita più sostenuta anche per gli ultimi 2 trimestri dell'anno, in quanto da un lato le scorte, dall'altro lato la produzione industriale, ecco, potrebbero comportare delle attese positive. Ovviamente, come ha sottolineato il primo ministro Draghi, siamo nel rimbalzo post-pandemico, adesso dobbiamo consolidare i risultati. Quindi il fatto che ci siano 1, 2 o 3 trimestri superiori alle attese certamente non mi fanno dimenticare quello che è successo negli ultimi 10 anni. Ma se torniamo a livello pre-pandemico già nel 2022, io sono molto contento, mi sarei
atteso di tornare nel fine 2023, inizio 2024. Per ciò che riguarda la disoccupazione giovanile, non lo dica a me, è un grossissimo problema. Sì. Nel corso degli anni precedenti si è raggiunto anche il 40% di disoccupazione giovanile di sotto dei 35 anni, e il mio settore universitario cerca di contribuire e fare in modo che questa disoccupazione tenda a ridursi, ma certamente su questo dovremo lavorare tutti affinché i giovani possano entrare velocemente nel mondo del lavoro. Quindi questa è più una speranza rispetto ad un'analisi. Ok, purtroppo. Grazie mille Andrea Paltrinieri, professore Università Cattolica, grazie mille come sempre per la sua accurata analisi, alla prossima occasione e buon proseguimento. Grazie mille Alessandra, buon pomeriggio a tutti i telespettatori.